Milano. Ci aspettiamo un'apertura in calo questo pomeriggio, Wall Street, in una seduta che sarà caratterizzata dai timori rinnovati sul fiscal cliff. Questa notte, appunto, la Camera statunitense non ha deciso di votare quello che era il piano B proposto da Boehner, il rappresentante dei repubblicani al Congresso, appunto, decidendo appunto di non presentarsi al voto sulla scia del fatto che poi questa proposta non sarebbe probabilmente passata al Senato. La proposta prevedeva infatti un aumento delle imposte solo per coloro che avevano redditi superiori al milione di dollari, che era, diciamo, ben distante dal tetto massimo disposto ad accettare da parte dei democratici, fissato a 400.000 dollari. Non si è proceduto al voto, la sensazione quindi che gli indici statunitensi oggi pomeriggio potrebbero riflettere queste tensioni. Il tempo sta per scadere, si va ora verso un ritorno ai colloqui subito dopo Natale, e il tempo a disposizione terminerà poi il 31 dicembre, quando poi alla mezzanotte scadranno questi benefici, si passerà con tagli alla spesa automatici e a rialzo delle tasse. Sul fronte europeo, i mercati stanno prendendo ancora un po' di fiato dopo una seduta abbastanza incerta, quella di ieri, e la sensazione anche qui è che si guarda un po' con un occhio negli Stati Uniti, tenendo conto anche di quella che è la situazione macroeconomica in Europa. Sul totale del 2013 continuiamo comunque a preferire l'azionario europeo rispetto a quello statunitense, proprio in scia ai dubbi che sono legati all'andamento dell'economia statunitense il prossimo anno. Fiscal cliff in primis. Per quanto riguarda l'euro-dollaro, questa mattina si è posizionato intorno all'area di 1,3220, livello questo che auspica per un'accelerazione sino a 1,3250 e poi 1,3308, che rappresentano i massimi toccati durante il corso di questa settimana. Timori invece se il cross dovesse perdere la quota di 1,3180, sotto questo livello il calo potrebbe accentuarsi sino ai livelli in area 1,30, che rappresenta poi il supporto principale in questo momento. Sul fronte macroeconomico sono attesi questo pomeriggio importanti dati dagli Stati Uniti, in particolare gli ordini alle imprese relative al mese di novembre, e in più sono attesi anche quelle che sono le figure sulla fiducia dei consumatori redatta dall'Università del Michigan. Un dato questo che, se dovesse essere confermata la lettura preliminare, potrebbe aiutare appunto gli investitori a portare profitto a casa in vista dell'operatività limitata a seguito delle festività natalizie. Continua a scendere l'oro, che si è posizionato intorno all'area dei 1.650 dollari all'oncia. Siamo su dei minimi abbastanza importanti degli ultimi 3 mesi, nonostante questo il forte deprezzamento del biglietto verde. Per oggi è tutto, per tutte le altre notizie seguiteci sul nostro canale Twitter IG_Italia. Buona giornata e buon trading.